Un saluto a tutti gli spettatori di sportcasertano.it e di Telegolfo. Sta per partire la gara tra Gladiator e Varano, valevole per la prima giornata del girone A di Eccellenza. Siamo qui dallo stadio Mario Piccirillo di Santa Maria Capua Vetere, da parte di Domenico Vastante e di Marco Falco, che è il telecronista di questa partita. Vi diamo il benvenuto al posticipo della prima giornata del girone A di Eccellenza. Ora passo la parola a Marco e ci risentiamo nei prossimi secondi. Innanzitutto buonasera a tutti i telespettatori di Telegolfo e tutti gli utenti di Sport Casertano, grazie Domenico. Partita molto importante già dall'esordio per questo nuovo Gladiator, questo nuovo corso per della formazione sammaritana affidata quest'anno alle cure di mister Sannazzaro. Una partita che non sarà proprio una passeggiata per i Gladiatori, anche se hanno dimostrato di essere una squadra molto solida, soprattutto per quanto riguarda il reparto offensivo. Nelle prime uscite stagionali, un Gladiatore che ha bisogno subito di tre punti per non perdere il passo già di Afragolesi, Albanova, Puteolana, Real Forio e Virtus Volla, che si sono imposte in questa prima giornata, mentre invece il Giuliano ha pareggiato anche un po' forse a sorpresa contro il San Giorgio. Mentre vediamo le squadre che fanno il loro ingresso in campo, tra l'applauso diciamo anche forse timido dei tifosi sammaritani, che adesso cominciano a farsi sentire, soprattutto quelli della Brigata Spartaco. Come vedete, il Gladiator in maglia bianco-blu, Varano ovviamente in maglia nera con le maniche bianche. Saluto quindi al centrocampo, tra poco si partirà per questa nuova stagione 2018-2019 del girone A di Eccellenza. Diamo un attimo la lettura delle formazioni. Gladiator si schiera con Merola tra i pali, Landolfo, Lombardi, Canale, De Rosa, Manzi, Celio, Di Pietro, Spilabotte, Di Paolo e Liccardi. In panchina invece agli ordini di Sannazzaro ci sono De Lucia, Bottigliero, Andreozzi, Caccia, Viglietti, Saccavino, Capobianco, Zauco e Romagnoli, mentre invece per gli isolani Martucci tra i pali, Scritturale, Di Costanzo, Capitan Ferrari, Chiariello, Monti, Cirelli, Aiello, Cuomo Raffaele, Andres e Cuomo Cristian, mentre in panchina per Giovan Giuseppe Di Meglio ci sono Di Chiara, Di Meglio, Enrichiello, Conte, Viscovo, Mattera, Arcamone e Matarese. Dirigerà l'incontro l'arbitro Marco Di Placido, di Ariano Irpino coadiuvato dagli assistenti Gianluca Caglianiello di Napoli e Luca Chianese della sezione di Napoli. Siamo per partire. Qui al Piccirillo iniziano già i fumogeni, i guardalini stanno controllando le porte, ultimi dettagli per vedere se è tutto ok prima del fischio d'inizio. Sul pallone c'è il numero 11 Liccardi, che avrà l'onore di toccare il primo pallone di questo campionato per la compagine di Santa Maria Capua Vetere. Si attende solo l'ok dell'arbitro, nessun tifoso come potete vedere dall'isola di Ischia per questa prima giornata di Eccellenza girone A. Possiamo quindi partire, si attende solo l'inizio del fischio dell'arbitro, partiti quindi il Gladiator, che subito cerca di impostare con un lancio verso la tre quarti da parte di Landolfo, ribattuto dalla difesa isolana, poi Di Pietro cerca di mettere in mezzo, forse subisce fallo, Celio lotta a centrocampo, riesce a difendere il pallone che poi viene spedito in calcio in fallo laterale da Ferrari, che va a chiudere bene sul sammaritano Doc, che quest'anno vestirà la maglia del Gladiator. Ancora una rimessa per gli uomini di Sannazzaro e Monti, che ha deviato la palla oltre la linea dell'out. Rimessa laterale ancora affidata quindi a Landolfo, che farà sua l'out di destra. Adesso in possesso di palla di Pala, che mette in mezzo, che mette un pallone per Celio, che la mette in mezzo, ma nessun sammaritano riesce a prendere la palla, sbroglia la difesa del Varano. Domenico, prime impressioni di questa
di questa gara con il Gladiator che sta cercando subito di mettere pressione. Attenzione, intanto c'è una palla in mezzo, un intervento un po' goffo da parte di Ferrari. Il Gladiator recupera palla ancora di Paola, mette in mezzo, la difesa riesce a liberare in questo momento, si fa superare Manzi, però la palla riesce ad arrivare al portiere Merola, che riesce ad impostare poi subito per De Rosa, che avanza a testa alta, poi dopo si ferma e cerca di ripartire da Manzi, che ha un po' di spazio, quindi il Gladiator che può mettere un poco di ordine nelle sue idee offensive. Palla lunga di Canale che non trova nessun compagno. Dicevamo quindi, Domenico, un Gladiator che sta già cercando di mettere pressione agli isolani. Marco, prima in casa, prima ad andare a un pubblico che è anche abbastanza folto, troviamo comunque oltre 500 spettatori, quindi comunque si parte subito bene qui a Santa Maria Capua, anche qualcuno in più sicuramente, poi dopo faremo un calcolo più tardi. Sì, infatti siamo comunque c'è ancora tanta gente che comunque sta entrando. Allora, il Gladiator è normale che ha bisogno di questa di partire subito con il piede giusto, perché poi comunque tanti dei propri tifosi è questo l'obiettivo minimo contro una squadra che comunque il Varano che non conosciamo tanto, però sappiamo che comunque le squadre isolane sono sempre abbastanza ostiche. A quanto pare però, Domenico, hanno in blocco praticamente quasi confermato. Quasi tutti confermati quelli della passata stagione, e quindi siamo sicuri comunque che vedremo una gran bella partita. E poi c'è da dire una cosa: di sicuro il Gladiator vuole fare bene dopo anche i risultati che sono avvenuti, sono arrivati tra ieri e oggi, quindi infatti basta pensare comunque al pareggio del Giuliano, che è l'altra grande aggredita, che ha pareggiato 1-1 contro il San Giorgio con un rigore segnato da Capece, il portiere del San Giorgio, ultimi minuti, intanto c'è una punizione dal lato sinistro a favore del Gladiator. Sicuramente alla battuta ci sarà Di Paola, oggi manca lo specialista Vitiello che è squalificato insieme all'altro Rosanova, mentre gli assenti sono Pesce e Cerrato. Siamo al minuto quarto e quindi punizione alla battuta Di Paola, si forma il gruppo di giocatori al centro area e quindi si trova in avanti i vari Spilabotte, Manzi che sale, Di Pietro, Liccardi e vediamo anche Celio, e ovviamente il Varano è tutto quanto nell'area di rigore con due giocatori in barriera e poi tutti quanti in area a marcare. Punizione di Di Paola, il troppo lungo, e Marco, dicevi bene, Canale si era inserito bene. Si era posizionato fuori aria per raccogliere una battuta e per tirare a volo. Sappiamo che il Gladiator anche a centrocampo quest'anno ha piedi buoni, non solo fisicità, infatti vediamo Celio, Di Pietro, lo stesso Canale che hanno non solo esperienza ma anche una buona visione di gioco, riescono a stare anche a portare palla al testa alta. Peccato per questa prima opportunità quando siamo giunti al quinto minuto, perché poteva essere sfruttata meglio. Vediamo subito Sannazzaro già in piedi a dare indicazioni ai suoi in panchina, mentre appare molto più tranquillo l'allenatore ospite di Meglio. Adesso il Varano cerca di andare in attacco con Cirelli, ma viene fermato. Il Gladiator può ripartire sulla fascia destra con Di Paola, che cerca di liberarsi tra quattro avversari e poi dopo si libera un po' della pressione passando all'indietro. Landolfo scambia con il numero 9 Spilabotte. Spilabotte poi dopo torna sui suoi passi e cerca di ripartire quindi dalla difesa con il numero 3 Lombardi, che mette una palla al centro, poi sono in quattro a chiudere Di Paola e l'ex Savoia, che viene quindi contrastato, ma dura poco l'azione offensiva del Varano, perché il Gladiator recupera subito palla e riparte con, in questo momento, con Manzi che scambia con De Rosa. Ancora servito Di Paola, che sta toccando praticamente
tanti palloni in questo avvio, e sicuramente lui il regista che fa da sponda tra il reparto offensivo e il reparto d'attacco. Infatti vediamo che gioca sempre un poco più arretrato rispetto ai due terminali offensivi, Spilabotte e Liccardi. Un attacco di peso quest'anno per il Gladiator dopo tanti anni, se non l'anno scorso praticamente, dove c'era un certo Maiella in attacco. Però ci sono stati, diciamo, un po' periodi in cui gli attaccanti non è che segnavano proprio con continuità. Intanto sì, occasionissima con il portiere Martucci, che è l'ex di turno, giocatore che ha giocato per vari anni a Santa Maria Capua e che ha lasciato un ottimo ricordo ai tifosi nerazzurri. C'è stata questa uscita su Di Paola, che ha cercato comunque di anticiparlo, però il portiere è stato ben scivolata e poi l'azione è sfumata con una palla in mezzo che è stata bloccata dal portiere. Sì Marco, dicevi bene, il Gladiator è tornato ad avere un attacco in forte, l'anno scorso la Maiella, ma ricordiamo che poi ecco, palla per Di Paolo, per Di Pietro, il tiro ed è fuori. Incredibile l'errore del nostro centrocampista Andrea Di Pietro, che comunque è andato con il sinistro, che non è il suo piede, se lo conosciamo, è comunque lui di essere un centrocampista, e comunque che è innamorato degli inserimenti, e infatti il tiro è stato forte, ma la palla è uscita fuori. Martucci ha guardato e l'occasione è sfumata per il Gladiator, e quando siamo al minuto settimo, quindi la partita resta sul risultato di 0-0. E ora fraseggio da Di Paolo e Liccardi è il cross al centro per Spilabotte, che viene anticipato proprio sul più bello dal numero 5. In questo caso parliamo di Chiariello, che è riuscito a spizzare la palla quel tanto che evita dal Gladiator di portarsi in vantaggio. Ora nuovo cross, nulla tocca Di Costanzo e quindi l'azione sfuma. Marco, voglio chiudere il discorso degli attaccanti, perché noi dobbiamo dire che comunque il Gladiator ha un record. Infatti nella stagione 2001-2002 Giulio Russo ha segnato ben 36 gol in eccellenza, risultato mai conseguito da quando esiste il campionato di eccellenza. E quell'anno si parlava di 98 gol in eccellenza per una squadra che comunque arrivò seconda dietro al Savoia. È un grande risultato. E c'è Liccardi, Spilabotte e Di Paola, che di sicuro cercheranno comunque di arrivare a quei numeri, perché comunque sappiamo che nel calcio fare tanti gol comunque ti permette di arrivare nei primi posti, se non vincere. Sì, soprattutto per un campionato come l'eccellenza, soprattutto quest'anno. Mi permetto solo di correggerti, era Gaetano Romano, hai detto Giulio Russo, era Giulio Russo. Ah, però 2011-2012, perché 2000 era Romano l'attaccante del... No, Russo praticamente ogni due palloni metteva tre palle dentro, quindi toccati ogni... Quindi diciamo era nel 2011-2012, mentre invece volevo ritornare un attimo sull'occasione avuta dal Gladiator. Di nuovo una bellissima impostazione, si arriva benissimo anche in area di rigore, poi manca l'ultimo passaggio, l'ultimo tocco. Abbiamo visto che Di Pietro è andato un po' timido contro Gigi Martucci, perché tra l'altro era posizionato anche bene, quindi casomai doveva incrociare sul palo lungo, però comunque come prima azione, diciamo, hanno preso un poco le misure. Vediamo anche che comunque il Gladiator sta gestendo il pallino del gioco facendo anche un bel po' di possesso palla, poi se c'è l'opportunità di verticalizzare si verticalizza, ma è proprio lì negli ultimi 20 metri che la palla deve essere un po' più decisa verso i terminali offensivi sammaritani. Adesso vediamo una nuova apertura sulla destra, dove Landolfo non riesce ad arrivare, poi tenta di ripartire la squadra bianconera, ma non riesce, anzi nero-bianca con la maglia da trasferta praticamente. Il Gladiator, ricordiamo, quindi attacca dalla sinistra verso la destra dei vostri teleschermi ed è in maglia bianca. Adesso riesce a ripartire con Lombardi, che non riesce a trovare un compagno, che viene chiuso. Quindi si riprenderà con un... mentre noi siamo attaccati dagli insetti praticamente, però perché qui impostazione, perché siamo all'aperto ed è anche molto caldo qui a Santa Maria Capua Vetere, ci saranno almeno 35 gradi in questo momento.
quindi temperatura estiva che però non ha scoraggiato i tantissimi tifosi sammaritani. Dicevi, Domenico, in apertura ci sono almeno 500 persone qui sugli spalti, nessuno, pare che non ci sia nessuno dall'isola d'Ischia, almeno non hanno dato comunicazione di tifosi. Adesso infatti vediamo il Gladiator comunque con Di Paola giostrare la palla in mezzo a tre avversari, poi c'è Liccardi che la dà a Celio mette in mezzo e guadagna il primo calcio d'angolo dell'incontro il Gladiator, quando siamo giunti al 12° minuto sul cronometro. Quindi potrebbe esserci una opportunità per gli uomini di San Nazaro, anche su, diciamo, il secondo calcio piazzato, perché il primo era una punizione che non è andata a buon fine. Ti cedo di nuovo la parola. Alla battuta c'è Sfilabotte, che è un attaccante anche abbastanza alto, stranamente va lui a battere quando comunque è uno schema per Di Paola e c'è un errore, cioè si prevedeva qualcosa, perché Sfilabotte è uno che deve stare lì in mezzo e lui insieme a Manzi e a Liccardi sono i più alti. Ora Manzi dice di temporeggiare perché comunque sta tornando e si sta riposizionando in fase difensiva, c'è una rimessa laterale e sfuma l'occasione a favore del Gladiator. San Nazaro lo vediamo che comunque chiede alla squadra di essere cosciente di quello che fa, perché in questo caso comunque il calcio d'angolo poteva essere sfruttato molto meglio rispetto a quello che poi avvenne con una battuta veloce e con i giocatori del Barano che però avevano capito. Errore, come lo è stato per il Gladiator, errore anche adesso per il Barano con Martucci che sbaglia completamente la rimessa dal fondo, e infatti si riparte con la rimessa laterale a favore di Francesco Landolfo. Una battuta su Martucci, perché quando si parlava di scomparsa del Gladiator lo scorso anno si è detto più volte preoccupato pubblicamente anche sui social per un'eventuale scomparsa del calcio a Santa Maria. Poi ci fu il titolo praticamente rilevato dal Santa Maria alla Fossa, il Gladiator partì dalla promozione. Attenzione, adesso c'è un'opportunità per Liccardi che però non impatta col pallone, quasi al limite dell'area piccola. Applausi per questa giocata. Comunque il Gladiator riesce anche a superare la difesa con gli inserimenti degli attaccanti, però purtroppo manca la concretezza in questi primi 14 minuti di gioco, anche se gli avversari non è che stiano facendo tantissimo per rendere la vita difficile ai gladiatori. Adesso Manzi trattiene praticamente la palla in maniera irregolare, l'arbitro Di Placido praticamente assegna un calcio di punizione nella linea, quasi vicino alla linea mediana del campo, battuto da Monti che cerca di imbeccare il numero 9 Cuomo Raffaele, che poi subisce una carica da parte di Manzi, l'arbitro non fischia e quindi il Gladiator può ripartire, ma la palla è persa e Cristian Cuomo, che in posizione arretrata, riesce a prendere la sfera e a cercare di impostare, ma il Gladiator a centrocampo praticamente fa un ottimo schermo davanti alla difesa. Landolfo cerca di Paola, la palla di prima per Liccardi che torna sui suoi passi, Canale cerca Di Pietro che poi lascia sfilare per Lombardi cerca di nuovo di dialogare con Di Paola, ma la palla finisce in calcio, in fallo laterale per il Barano. C'è un pressing praticamente quasi asfissiante sia sulla prima che la seconda palla da parte del Gladiator, segno anche che la squadra sta bene anche fisicamente, no? In questo primo scorcio di campionato. Marco, l'allenatore Giovanni Sannazzaro in più occasioni ha tenuto a precisare una cosa, poiché c'è una preparazione che è quella condotta magistralmente da Ciro Zampilla, il prof, il preparatore del Gladiator, vedremo il meglio del Gladiator dalla sesta alla settima giornata in poi, però in maniera tale comunque possa poi dopo registrarsi una condizione atletica perfetta per il proseguo del campionato. Infatti l'ho detto, sia in Coppa sia nelle amichevoli, comunque c'è da attendere, però un po' alla volta vedremo il vero Gladiator. Già adesso la condizione vediamo che comunque è buona. Lui parla di un 60-65% diciamo di percentuale in questo momento. Praticamente dovranno andare a 90 all'ora poi dopo. Si parlerà poi dopo di nelle prossime gare. Comunque ricordiamo che il Gladiator ha delle partite importanti, già dalla prossima si gioca a Mugnano contro la Fronapoli, poi contro l'Albanova in casa, tra qualche settimana la Fragolese, quindi comunque tante sfide, e a quella fase il Gladiator vuole arrivare non pronto, prontissimo. Anche perché questa, come hai scritto anche su Sport Casertano, non è
un'eccellenza come gli altri anni, dove c'erano due super corazzate e tanti comprimari, ma è una serie di due praticamente, sono quasi 10 squadre che si possono contendere almeno i posti playoff, poi scusate, si possono contendere i posti playoff se non addirittura la vittoria del campionato, il passaggio in Serie D. Però è un gladiatore che ci sembra comunque compatto, dove se c'è qualcuno che sta fuori posizione l'altro va a chiudere. Poi sarà che il Varano non sta, dicevamo, rendendo ancora la vita difficile al gladiatore, perché comunque sta facendo fatica ad impostare, ad imbastire azioni d'attacco pericolose. Infatti non si è mai affacciato dalle parti di Merola, che praticamente ha toccato solo il pallone coi piedi sui retropassaggi. Adesso c'è un lungo linea per Celio, che viene chiuso da Monti, dal vice capitano della squadra isolana. Il gladiatore riparte ancora e quindi tutti i palloni praticamente passano dai piedi di Manzi e di De Rosa, che sono praticamente entrambi molto bravi coi piedi, e quindi riescono a far salire la squadra e a farla mettere anche in una maniera ordinata in campo. Non riesce adesso il gladiatore a sfondare, quindi c'è un passaggio lungo per il numero 7 Cirelli, che punta De Rosa, che però va a chiudere benissimo in diagonale, con una buona diagonale sulla zona che è più scoperta del campo, e c'è il primo calcio d'angolo anche per il Varano. Quindi primo calcio d'angolo, siamo 1-1 nel computo dei corner, 18° minuto, ed è alla battuta c'è il numero 8 che è Aiello, anzi no, il numero 9, scusatemi, che è Cuomo Raffaele Cuomo, va alla battuta, crossa, palla via, esce dall'aria, però comunque l'arbitro fischia una punizione a favore del gladiatore per un atterramento, una trattenuta ai danni di Nicola Celio. Ricordiamo che Nicola Celio è uno dei due samaritani del gladiator insieme a Vincenzo Capobianco. Per Nicola Celio oggi è l'esordio da titolare al Piccirillo, è la prima volta che gioca in campionato con il gladiator, ha anche giocato in coppa, però questa è la prima volta che prende, quindi parte con la squadra della sua città, e questa è ovviamente una grande e bella notizia per lui e per la città di Santa Maria Goetra. Siamo convinti che comunque poi dopo, sia oggi che anche nelle altre gare, ci sarà spazio anche per Vincenzo Capobianco, che è l'altro samaritano che in squadra, uno che nelle amichevoli ha segnato sempre, ogni volta che è andato in campo ha fatto un gol, ed è uno che comunque di sicuro si farà trovare pronto quando sarà Giovanni Sannazzaro a sceglierlo. Ora vediamo Canale, che è a centrocampo, che protegge palla dall'attacco di Raffaele Cuomo, poi Manzi va a larga sulla destra per Francesco Landolfo. Si ritorna dopo che comunque aveva ostruito la strada il capitano avversario Ferrari. La palla per Liccardi, che riesce il tiro, e la parata di Mattucci. Era una buona occasione per il gladiator con il lancio di Ciro Manzi. Liccardi è stato bravissimo a proteggersi dall'opposizione del numero 6 Monti, ha tentato il diagonale e poi in due battute ha bloccato il portiere Luigi Martucci. Quindi Marco, una nuova occasione importante per il gladiator, e intanto comunque prima ammonizione nella gara, quando siamo arrivati al minuto 20° è stato ammonito il capitano, quello più esperto della squadra ischitana, che si tratta di Ferrari. Dicevamo prima il fatto che mancava un poco di cattiveria e di peso, cioè in queste prime fasi d'attacco. Liccardi invece questa volta ha protetto benissimo il pallone, si è girato e ha messo in seria difficoltà Martucci, perché la palla è rimbalzata in una maniera un po', diciamo, strana davanti a lui. Martucci ovviamente è uno che bisogna impensierirlo davvero tra i pali, perché tra i pali è davvero forte. Ma adesso c'è una buona opportunità, abbiamo visto Celio che come tu dicevi non sta sentendo però affatto l'emozione dell'esordio, e si è andato a procurare questo calcio di munizione con l'ammonizione di Ferrari. Di nuovo uno schema, Canale dentro, esce Martucci, impresa sicura, non c'era nessuno praticamente del gladiator in quella porzione di area di rigore. Adesso fa fatica a rinviare il portiere del Varano, che però spara in avanti praticamente. C'è Celio che serve Di Paola, si inserisce molto bene Di Pietro, che però non arriva sul passaggio del numero 10 nero azzurro,
Adesso invece c'è una palla buttata un poco in avanti da Andres che non poteva sortire alcun effetto. Merola con qualche difficoltà controlla male la sfera e poi non riesce a servire praticamente Landolfo e spedisce la palla in fallo laterale. Peccato per questo errore per il portiere ex Hermes Casagiove Maddalonese. Alla rimessa va il numero 3 di Costanzo, ancora lui che riceve da Cuomo che poi mette una palla in mezzo, è un po' pericolosa questa, questo tiro cross che però non sorprende Merola che accompagna praticamente la, la sfera sul fondo e si andrà quindi al rinvio da, da fondo campo. In questo momento il gladiatore è abbastanza fermo, cerca di pungere con queste spizzate ovviamente Di Pietro, serve dentro Di Paola che si cerca di aggiustarsi la palla, si allarga quasi fuori l'area di rigore, cerca di dare la palla indietro a Spilabotte ma non riesce poi il gladiatore a pungere, è lo stesso Spilabotte che poi contrasta un giocatore isolano e mette la palla in fallo laterale, quindi si sarà rimessa per il Barano, battuta in questo momento. Aiello cerca di spazzare via, palla che termina di nuovo in fallo laterale. La partita adesso alle squadre pare che stiano un attimino riprendendo fiato, anche per, forse per il caldo. Vediamo molti giocatori praticamente che non fanno movimento nel campo, però capiamo benissimo, prima partita, un caldo che si fa sentire, preparazione forse ancora non al meglio come dicevamo in precedenza anche per gli avversari del Gladiator, e quindi una fase di stanca a metà primo tempo ci può anche stare, anche perché il risultato fatica a sbloccarsi e quindi devono prendere ancora un po' le misure le due squadre, l'una sugli altri. Il Gladiator cerca di costruire di più e ovviamente sta, ha il pallino del gioco in mano, però c'è stata una sola vera occasione, anzi due occasioni, però una sprecata malamente da Di Pietro, un'altra una bella conclusione di Riccardi che però non ha avuto effetto. Quali possono essere, Domenico, qualche variante tattica oppure qualche episodio fondamentale che può cambiare le sorti del match? Allora, io considerando che comunque si tratta almeno dalla parte del Varano di una squadra che comunque basta guardarli un attimo fisicamente e ci accorgiamo che comunque in difesa sono abbastanza rigidi, lo vediamo, abbastanza fisici, e infatti abbiamo gente come il numero 3 di Costanzo, come il numero 6 Monti, che comunque fisicamente sono forti però comunque sono lenti, e un giocatore come Di Paola, se sfrutta proprio quella zona di campo in cui noi vediamo proprio che ci sta sia il 6 che il 3 Monti e Di Costanzo, può essere sfruttato ogni buco per essere pericolosi. Di Paola è il motorino di questa squadra, il giocatore più veloce, e infatti comunque lui spesso poi cambia anche la posizione con l'alto Spilabotte, e Di Paola io sono convinto che comunque dalla sua zona, quindi dalla sua corsia possono nascere i maggiori pericoli quindi contro il Varano, e lui infatti gioca molto molto esterno, e il Varano conosce, cioè ha studiato il Gladiator, lo ha visto, si vede che comunque ci sono i due over che sono comunque marcano i terzini che sono Spilabotte, e questo fa rendere conto che comunque c'è stata una giusta lettura da parte dell'allenatore Di Meglio. Ma anche perché poi anche Di Paola, vedi, viene costantemente praticamente ora addoppiato, addirittura triplicato in mezzo al campo, ma con le qualità di dribbling che ha riesce, e infatti proprio adesso cerca di mettere un pallone in mezzo pericolosissimo che praticamente passa quasi sulla linea e si perde sul fondo, un pallone pericolosissimo perché era a metà tra un tiro e un cross, anche se era una palla comunque messa in mezzo per cercare l'allungo di ci è sembrato di Riccardi, sì era Riccardi al centro, però non ha avuto fortuna. Adesso ancora Di Paola che è veramente l'anima in questo avvio del Gladiator, allarga il gioco in area di rigore per Spilabotte che però si trascina la palla sul fondo, quindi sfuma anche quest'ennesima azione offensiva del team nero-azzurro. Quindi ancora Martucci che si appresta al rinvio dal fondo, siamo arrivati al 24esimo minuto, quindi
Mancano 21 minuti più recupero alla fine di questa prima frazione di gioco. Adesso ancora il Gladiator cerca una conclusione con Spilabotte dal vertice sinistro dell'area di rigore. La palla finisce alta sulla traversa della porta nero-bianca. 26esimo minuto esatto sul cronometro. Quando c'è questo rinvio, Landolfo riesce a far sua la palla, quindi serve Di Paola, onnipresente veramente in questo primo tempo. Canale allarga il gioco e fa bene a cambiarlo. Lombardi, De Rosa nel cerchio di centrocampo, cerca ancora di mettere in moto sulla fascia destra Landolfo, che poi si accentra, ancora Canale, Canale torna sui suoi passi, De Rosa cerca in mezzo Celio, che poi viene praticamente anticipato da Andres, poi Cuomo, ancora Andres che viene anticipato da Di Pietro, che poi cimenta in una sortita offensiva, cerca il fallo da parte di Martucci, però l'arbitro lascia correre. Anche il primo assistente Gaianiello praticamente ha fatto segno di continuare, e quindi si riprenderà con una rimessa dal fondo per il Barano molto statico, quindi anche sulle palle alte la fisicità viene praticamente a mancare sui guizzi poi del Gladiator. Ancora Di Paola, si porta due a spasso, poi viene fermato senza tanti complimenti dal numero 8 Aiello, in classe 2000, che adesso ritorna in possesso di palla, ma Lombardi non lo fa girare, palla in fallo laterale, gonfia la rete Gladiator, gonfia la rete, cantano i tifosi della Brigata Spartaco, ma sono passati 27 minuti, il risultato è ancora inchiodato sullo 0-0, Gladiator che sta provando però, anche seppur timidamente, a scardinare la difesa e la porta dell'ex Martucci, ma in maniera vana. Dicevamo un solo ammonito. Una partita che comunque è abbastanza corretta, seppur ci stanno mettendo qualcosa fisicamente in più il Gladiator. Adesso c'è un tiro di Ferrari dai 20 metri, palla che prende un giro esterno e finisce alla sinistra della porta difesa da Merola, che non deve nemmeno intervenire. Un tiro più di alleggerimento, data la pressione dei nerazzurri. Quindi non proprio una vera occasione questa per il Barano, però almeno un tiro a porta lo possiamo segnalare per gli ischitani. Manzi, Domenico, le due squadre adesso forse possono allungarsi un po', perché vediamo un po' di stanchezza. Adesso Liccardi mette in mezzo, però c'è Martucci che alza la palla sulla traversa, quindi secondo corner per il Gladiator, 30esimo minuto, quindi la mezz'ora sta per scoccare. Adesso bisognerà sfruttare questa palla inattiva, però. Alla battuta Spilabotte, più giocatori in aria, abbiamo anche vari allacci da parte dei difensori avversari, cosa in mezzo, e la palla esce fuori con Di Pietro che non riesce a mettere dentro. Questa è un'altra grande occasione del Gladiator, Marco, e la palla è arrivata nel modo giusto, lì in mezzo Di Pietro, lì con il sinistro doveva andarci forse con più cattiveria, però c'è da dire che comunque era ostruito al momento del tiro. Vabbè, era un po' congestionata l'area piccola, però la palla ha avuto un bel giro, una buona forza, quindi è riuscita a passare tra le maglie sia dei difensori che degli attaccanti. Peccato che per Di Pietro, che non è riuscita ad impattare da pochi passi, sarebbe stato praticamente gol fatto. E quindi possiamo segnalare un'occasione del Gladiator al 30esimo minuto, ancora con Di Pietro, dopo il tiro di Liccardi al 13esimo minuto, che non ha trovato le giuste fortune. Adesso può ripartire la squadra sammaritana.
Merola. Lancia lungo, ma la difesa riesce a recuperare. Andres adesso serve dentro un compagno, ma era evidentissimo l'offside che l'assistente di Placido Chianese riesce subito a segnalare senza problemi. Una partita che comunque anche sul piano, diciamo, arbitrale è semplice, è stata finora semplice da arbitrare, non ci sono stati grossi interventi né episodi dubbi da segnalare. Adesso De Rosa esce palla al piede dall'area di rigore, cerca Liccardi, lo trova, Liccardi fa da sponda verso il numero 8 di Pietro, che poi serve Lombardi, il cross però non riesce a servire alcun giocatore del Gladiator. Celio ci prova, la difesa respinge, adesso è Spilabotte cerca l'uno contro uno con Ferrari, va al tiro con i pugni, Martucci mette in calcio d'angolo. Quindi Spilabotte al 32esimo minuto. Sul corner è troppo lungo per Celio, che però esce dall'area di rigore, recupera il pallone, va al conto cross, stacca Liccardi, però anche diciamo penalizzato dallo stacco di Manzi che era alle sue spalle, non riesce a girare con forza. Martucci fa buona guardia, quindi fa ripartire la squadra. Ancora Andres che gioca quasi da schermo davanti alla difesa, poi Aiello serve sulla destra il numero 7 Cirelli, che poi viene chiuso da De Rosa, poi c'è un contrasto dei due, il fallo del giocatore ospite, quindi il Gladiator può usufruire nella propria area di un calcio di punizione battuto da Merola. Adesso Manzi per Landolfo. Dolfo cerca l'inserimento di Paola, che però non riesce a divincolarsi dalla marcatura di Monti. Il Barano può ripartire. Ancora Andres che gioca molti palloni di prima in profondità per cercare di sorprendere la difesa del Gladiator, soprattutto quando si alza e a ridosso della zona di centrocampo, ma è difficile superare due come De Rosa e Manzi. Cerchiamo di non essere smentiti ovviamente subito, però non ha corso ancora grandi rischi la compagine di mister Giovanni Sannazzaro, che ricordiamo anche lui è un ex giocatore del Gladiator, è uno dei numeri 10 con i piedi migliori visti negli ultimi 30 anni qui a Santa Maria. Marco, sì, è uno dei. Intanto l'azione prosegue con Di Pietro sulla lanciata sulla fascia. Vedi al centro Di Paola. Il tiro immediato, la palla però è alta. E è stata sbagliata la coordinazione del numero 10 del Gladiator, perché comunque si è abbassato, cioè non si è abbassato con il corpo. Infatti, già da lontano si percepiva che comunque il tiro sarebbe stato impreciso. Marco, Sannazzaro effettivamente è uno dei migliori calciatori visti non solo al Piccirillo ma anche sui campi comunque della Campania, comunque è un grande calciatore e un uomo fidato di uno dei presidenti, Mattia Veda, insieme poi al papà Salvatore e anche a Giacomo De Felice, che sono gli imprenditori che hanno riportato il grande calcio a Santa Maria Capua Vetere e che comunque quest'anno hanno l'intenzione di vedere una grande squadra che comunque lotti con i colori neri e azzurri addosso. Nel frattempo un errore di comunicazione tra Di Paola e Lombardi, con Di Paola che cercava la sovrapposizione del terzino sinistro e invece Lombardi non ha seguito l'azione e infatti l'azione sfuma. C'è da dire che il Gladiator ovviamente in questo momento ha avuto il predominio in questi 30 minuti e più, ha avuto il predominio del gioco. Le occasioni create sono state comunque 3 o 4 e almeno una di queste poteva essere sfruttata. Secondo me queste possono essere quelle gare e qua intanto una rischia il numero 6, ora l'azione continua, che ha cercato lo scavetto su Di Pietro, poi Di Pietro in qualche modo è riuscita a recuperarla e però fortuna del difensore ischitano che c'era vicino a lui, Cirelli, che è riuscito a salvare. Di Pietro ora che guarda
Liccardi che fa la sponda verso Sfilabotte, però Sfilabotte viene anticipato da Cirelli, che infatti lascia, no, da Cirelli, scusate, da Di Costanzo, che lascia uscire la palla fuori. Quello che volevo dire è che comunque sono quelle partite in cui crei tanto, però questa situazione, se non si sblocca, poi dopo comunque alla lontana poi dopo fare il favore del Barano, che comunque è una squadra più debole rispetto al Gladiator, e comunque portare un punto positivo da qui, oppure cioè un risultato positivo comunque per loro, sarebbe una mano dal cielo. Sì, anche perché loro, cioè il Barano è una formazione che punta alla salvezza, casomai non ai play-out come l'anno scorso, dove ha battuto poi la Sessana per 2-0 e si è salvato, ma ha una salvezza diretta proprio perché ha un gruppo che è già consolidato e quindi dovrebbe cercare di avere un po' la vita un po' più facile quest'anno. Ma non sarà semplice, e non è semplice neanche per il Gladiator adesso la lettura della partita, perché come dicevi tu, se non si sblocca questa partita può subentrare il nervosismo, può subentrare la stanchezza, qualche rimpallo sfavorevole, qualche occasione, qualche disattenzione, e può succedere l'imponderabile. Noi ci auguriamo di no, ovviamente, però diciamo che adesso niente fa presagire uno scatto in avanti del Barano. Adesso il Gladiator cerca di venire in avanti, c'è una palla messa in mezzo molto bene da Landolfo, ed è il quarto corner per il Gladiator. Come nelle presenti occasioni, sarà Sfilabotte a battere il calcio d'angolo, e lui, il sostituto di Vitiello oggi, che Vitiello specialista che è assente, ora quindi si riporta in avanti i vari giocatori di Gladiator, batte Sfilabotte, il cross, toccato, punizione per un tocco di mano di un calciatore del Gladiator molto probabilmente, o un tocco di mano, comunque una spinta, poi non ce ne siamo resi conto completamente. Comunque molto probabilmente Liccardi, che sul colpo di testa di Di Pietro ha toccato la palla con la mano, oppure comunque ha ostruito un avversario. Nel tentativo di liberarsi forse si sbracciava una vicenda, l'arbitro ovviamente ha punito l'attaccante, ha favorito il difensore come nel 99% dei casi quando succede una cosa del genere. Adesso c'è Martucci che cerca di mettere in moto i suoi, Aiello va a recuperare una palla, la mette al centro, poi il Gladiator recupera con un ottimo De Rosa, fino adesso uno dei migliori in campo, sia come precisione di passaggio, sia come idee, sia anche come copertura. Landolfo è un altro di questi che sta giocando veramente bene, adesso pesca Liccardi, mette al centro, ma c'è il contrasto di Cristian Cuomo, e quindi un altro calcio d'angolo, l'ennesimo, il quinto. Adesso dovrebbero veramente concretizzare queste palle i calciatori sammaritani. È sempre Sfilabotte che va dalla bandierina, dall'out di destra, mette al centro, non ci arriva nessuno, ancora una volta tutti a vuoto, difensori e attaccanti, la palla che esce direttamente dall'altro lato e non l'ha toccata nessuno, giustamente l'arbitro dà la rimessa agli ischitani. Come nell'occasione precedente, anche in questo caso un cross battuto in maniera tesa, e quindi capiamo il motivo per cui Sannazzaro ha scelto Sfilabotte come battitore oggi dei calci d'angoli. Una bella battuta tesa, e sul primo palo sono andati sia Liccardi e sia Manzi, ostruiti dagli avversari ovviamente, non sono riusciti a toccare la palla, quello basta una spizzata, Marco, e la palla, cioè quindi può prendere la direzione della rete. Invece in questo caso comunque sia Monti che anche Di Costanzo sono stati bravi comunque ad opporsi agli stacchi di destra degli avversari. Ora il Gladiator che riparte con Numero è il capitano in direzione di Landolfo, che ha toccato già una miriade di palloni in questa partita, e si vede molto che comunque i giocatori più esperti hanno fiducia in lui. È un ragazzo che proviene dalla Casertana, che ha fatto bene l'anno scorso con la Beretti, ed è stato voluto fortemente dallo staff dirigenziale, a Morello in primis. Ora il cross di Pietro al centro, spazza il capitano del Barano, ancora lui, una serie di batti, poi dopo Raffaele Cuomo è stato attenuto da Canale, e quindi di sicuro sarà una munizione, perché comunque si tratta di un fallo tattico, e il Canale è il primo ammonito per quanto riguarda il Gladiator, e quando siamo al minuto 40esimo, e quindi sono due gli ammoniti in questa gara, Canale e poi c'è Monti invece nel Barano. Ha fatto una bellissima cosa in questo caso Raffaele Cuomo, ha fatto uno stop diciamo con si è orientato la palla, e adesso
palla praticamente buttata dal Barano, però una ripartenza che poteva essere pericolosa. Canale si è praticamente immolato, probabilmente non avrebbe superato il giocatore del Barano la linea difensiva sammaritana, però ha preferito così il numero 4 nero-azzurro. Adesso non c'è possibilità di trovare spazio per i sammaritani, che quindi subiscono l'azione offensiva del Barano. Aiello cerca Andres, che però è molto lento e macchinoso, non ha proprio passo, e quindi si fa rubare il pallone dai centrocampisti nerazzurri. Liccardi la mette larghissima di Paola per Di Pietro in aria, che cerca di districarsi tra le maglie di tre avversari, poi perde il pallone. Ancora Aiello cerca di ripartire, ma il Gladiator praticamente morde le caviglie, i giocatori del Gladiator mordono le caviglie dei giocatori avversari ogni qualvolta entrano in possesso di palla. Questa volta Canale ha recuperato palla, adesso c'è Landolfo sulla destra che giosta per Liccardi, che viene ostacolato ma riesce a recuperare la palla, va sul fondo, mette in mezzo e non conquista l'angolo, perché il Cuomo praticamente ha ribattuto la sfera sul braccio praticamente di Liccardi, e quindi la palla è andata sul fondo. Sfuma questa possibilità di battere il calcio angolo, perché Cuomo è stato bravo e fortunato a farsi deviare il pallone prima che uscisse da parte di Liccardi. Però c'è da evidenziare questo bel gesto atletico dell'attaccante di Napoletano, che è stato bravo comunque a proteggere la palla, poi dopo comunque, quando visto che era di proprietà altrui, l'ha conquistata, è andato sul fondo. Un pallone che poteva far male nel caso in cui fosse passato, invece Cuomo è stato tempestivo nel fermarlo. Sinceramente non ho capito la scivolata di... Sembra che era Monti il numero 6, perché aveva tutto il tempo di arrivarci senza la scivolata, ma contrastando, buttando il pallone fuori. Invece ha tentato questa soluzione creando un rimpallo favorevole poi al giocatore sammaritano. Adesso ancora Liccardi, che mette a terra a domestico un pallone non facile, Lombardi poi per... non riusciamo a vedere chi era questo? Spilabotte, adesso Di Paola al centro e Martucci fa buona guardia, perché il pallone era troppo sul portiere. Poi c'è un rinvio che è facile preda di De Rosa, che va a chiudere bene lo spazio a Cirelli. Spilabotte torna praticamente sulla linea di metà campo per prendere palla. Landolfo la mette di prima in mezzo, però c'è Andres che riesce a recuperare per un attimo, poi Di Paola onnipresente veramente. Spilabotte al centro, questo è un bel cross, però c'è Ferrari che anticipa Liccardi e mette la palla in calcio d'angolo. Il sesto per il Gladiator, 44esimo minuto, sta per scoccare sul cronometro. Vedremo tra poco anche l'entità del recupero, che praticamente dovrebbe essere un minuto massimo, perché poi non è che si è perso tanto tempo. Vada alla bandierina Spilabotte, nessuno prende la palla del Gladiator. C'è il Barano che cerca di ripartire, sono 3 contro 4. Cirelli però non supera Canale, poi Celio per Spilabotte ancora, che salta ancora Cirelli, poi guarda in mezzo, decide di aprire tutto a sinistra per Di Pietro, palla al centro ancora una volta tra le braccia di Martucci. Marco, sembra che il Gladiator, fino a quando arriva sulla tre quarti, cioè comunque le idee ben chiare, poi dopo quando si tratta di si trova davanti il muro bianco-nero del Barano, e comunque si tratta di fare del male, poi dopo manca quel guizzo vincente, e questo è capitato già in diverse occasioni. Intanto comunque c'è il 9, Raffaele Cuomo, che comunque è più pericoloso da parte degli ischitani, e attende il titolo, che poi è stato ribattuto. Marco, il Gladiator manca proprio quella concretezza finale, quella cattiveria, che infatti lo chiede anche l'allenatore, lo sentiamo qui dalla tribuna stampa del Piccirillo. San Nazaro chiede: ragazzi, quando stiamo avanti maggiore cattiveria, perché comunque le occasioni le capitano, e però dice, dicendo voi, dobbiamo essere bravi comunque a mettere la palla dentro. Sono diverse le occasioni in cui
qui potrebbe essere, intanto comunque fuori gioco, è un fuori gioco anche diciamo abbastanza dubbio con il numero 8 che ha ribattuto Aiello, che ha ribattuto la palla scritturale, si trovava al di là di Lombardi e l'occasione è sfumata e quindi per i baranesi il primo fuorigioco della gara ed è di marca bianconera, quindi del Barano. Ora Spirabotte che è molto arretrato, infatti comunque prima cosa ha cambiato fascia che con Dybala che ora agisce a sinistra e poi è molto arretrato e vuole lui, sta prendendo gli oneri del gioco, la responsabilità. Ricordiamo che comunque manca uno specialista come un giocatore, un regista come Vitiello e questo comunque si sente, però gli altri giornalisti sono Celio in primis e anche Canale stanno facendo veramente una bella partita. Intanto dopo un minuto di recupero finisce il primo tempo e quindi Gladiator Barano termina con il punteggio di 0-0 all'intervallo, diverse occasioni a favore del Gladiator che ha avuto occasioni per portarsi in vantaggio, dove intanto per il momento non è arrivato il gol, però comunque di sicuro nel secondo tempo vedremo che cosa succederà. Sì, una partita che praticamente non ha vissuto però grandissimi sussulti, di grandissima emozione. Cercherà il Gladiator di animarla un po' di più nel secondo tempo perché le occasioni ci sono state, ma troppe conclusioni timide, troppe idee confuse nell'ultimo passaggio. Un Barano invece che è stato abbastanza rinunciatario, non si è quasi mai visto dalle parti di Tommaso Merola. Speriamo in una ripresa un po' più vivace, noi ci risentiamo per il secondo tempo qui dallo stadio Piccirillo. Siamo ritornati qui dal Piccirillo con il secondo tempo che sta per iniziare della partita tra Gladiator e Barano, valevole per la prima giornata del girone A di Eccellenza Campana. 0-0 il punteggio al termine dei primi 45 minuti con il Gladiator che è apparso in grado di creare ma non di concretizzare le occasioni che gli si sono presentate, non tantissime per la verità, però il pallino del gioco è stato chiaramente in mano alla formazione di Giovanni Sannazzaro. Adesso si attendono le ultime verifiche del caso per poi avere l'ok dal signor Di Placido. La rete della porta che ha subito c'è un problema infatti dal tirante sinistro a quanto pare. Anzi no, è la rete proprio che si è tolta dai gancetti, quindi gli addetti stanno provvedendo a sistemarla. Domenico, una partita che comunque poteva riservare qualche emozione in più nei primi 45 minuti, ma forse anche complice il gran caldo, l'emozione della prima, una squadra che comunque si difende con le unghie e con i denti, il Gladiator non è riuscito a sbloccare. Sì, Marco, hai detto bene tu, il Gladiator già poteva sbloccarla nel primo tempo perché poi le occasioni sono state create e se facciamo riferimento al tiro di Liccardi, anche a quello di Spilabotte, che comunque sono uno è uscito fuori di poco e l'altro invece comunque è stato smanacciato al portiere in calcio d'angolo, ora avremmo potuto parlare comunque di un altro risultato e di sicuro poi un gol è normale che come in ogni partita cambia le sorti di una gara e quindi se il Gladiator si dovesse portare avanti è normale comunque poi dopo ci sarà una partita molto più aperta col Barano che invece andrà alla ricerca del pareggio. Intanto sono risolti i problemi della porta con il magazziniere, lo storico magazziniere del Gladiator che è Carmine La Peruta che ha aggiustato la rete insieme a Salvatore Lai e ora quindi l'arbitro che è il signor Marco Di Placido della sezione di Anelpino è pronto per fischiare l'inizio del secondo tempo. Alla battuta, quindi c'è il Barano con, se non sbagliamo, deve essere Raffaele Cuomo insieme a, quindi già è pronto Andres poi per cercare i compagni di squadra e infatti vediamo in linea ci sono ben 5 giocatori che sono pronti a ripartire. Ecco infatti palla per Andres che invece torna indietro e va in direzione di Monti. Riparte quindi il secondo tempo di Gladiator Barano, gara valevole per il primo turno del girone di Eccellenza e il Gladiator sia il Gladiator che il Barano quindi non hanno usufruito di sostituzioni nell'intervallo e infatti comunque le formazioni sono le stesse sia per quanto riguarda la compagnia nerazzurra che sia per quella bianconera.
Si riparte subito con una punizione a favore del Gladiato per un fallo del numero 7, che è Cirelli, su Di Paola. E infatti comunque Di Paola ora sta lasciando le scarpe e si sta rialzando. Alla battuta sarà Manzi, con diversi giocatori che comunque sono portati in avanti. Infatti vediamo comunque Liccardi che la chiama, però invece Manzi torna da De Rosa. Lancio nei commenti di Spilabotte, anticipo di Costanzo. Anzi no, parliamo di Chiariello in questo caso, e poi dopo errore di fraseggio tra due calci di calciatori ed è il Varano a ripartire. De Rosa va in direzione, recupera palla Canale, che ovviamente Marco è una delle sorprese di questa gara, una gran bella partita per il calciatore che è un classe 99, quindi comunque è un under, e Vende si sta ben comportando e si sta ovviamente mettendo in mostra, e sicuramente giocatori come lui hanno bisogno in una zona nell'raggio del campo di farsi vedere, anche perché al cospetto poi ci sono anche altri giocatori come Vitiello, Di Pietro, quindi gente esperta, e rubare il posto non è facile. No, sì, infatti nell'ultima parte, attenzione, intanto c'è Liccardi che si porta la palla sull'esterno, tiro, rete ad incrociare, quindi quando siamo giunti al 47esimo minuto, Liccardi, una bella, ha difeso benissimo la palla, è andato ad incrociare Martucci, ha toccato la sfera, ma si è insaccata palo rete praticamente sul secondo palo, bellissima conclusione, ma che bellissima azione personale, ha resistito alla carica di un difensore e poi ha scaricato la palla che si è insaccata. Gladiator quindi in vantaggio al 47esimo minuto. Era l'unico campo sul quale non si era ancora segnato, quindi è il 18esimo gol segnato in questa prima giornata di eccellenza campana, girone A ovviamente, e quindi c'è stato un urlo liberatorio, anche una corsa liberatoria di Liccardi, che praticamente si è fatto 80 metri con uno sprint che non si vede neanche durante la partita. Adesso il Varano cerca di ripartire, ma subito un errore che regala palla ai Gladiatori, la raccoglie Lombardi, va alla rimessa lunga verso Spilabotte che viene anticipato, Andres la mette a terra, poi Aiello viene anticipato da Di Pietro, Di Pietro cerca di destreggiarsi bene, poi viene contrastato da Aiello che poi tocca anche il ginocchio del giocatore che resta a terra, e l'arbitro fischia un calcio di punizione a favore del Gladiator, quindi un secondo tempo che, come ci aspettavamo, doveva dare un po' più di emozioni. Palla dentro, Liccardi se ne va praticamente e mette la palla in rete, urlo liberatorio da parte del numero 11 Sammaritano, che di forza ha siglato la prima rete stagionale del Gladiator. Adesso va a Canale, dalla tre quarti praticamente, defilato quasi sull'out di destra, mentre Di Pietro cerca, intanto c'è un doppio cambio, entra il numero 16 Viscovo ed entra anche il numero 14 Enrichiello al posto di, se non andiamo errati, di Ferrari, anzi no, di Aiello, che si era reso praticamente artefice di questo fallo, che poi adesso vede Canale sul punto di battuta, impatta male, palla bassa, mentre l'arbitro dà il segnale di ok per il rientro in campo di Pietro. Doppio cambio quindi per mister Di Meglio, che cerca correre subito ai ripari. È uscito, ci sembra, Cuomo, Raffaele Cuomo.
Infatti l'attacco, adesso in attacco ci sono Viscovo e Cirelli che si gira, tenta macchinosamente di girarsi, poi De Rosa lo controlla, anche Di Pietro cerca di portarlo all'esterno e poi c'è un cross che è facile preda di Tommaso Merola. Attenzione, adesso c'è un colpo ricevuto da Scritturale sullo stacco congiunto con Di Pietro. Il giocatore del Barano è andato praticamente ad impattare contro la spalla del numero 8 nero azzurro. Adesso si riprende con una palla scodellata, Di Pietro penso che la rigiochi, anzi la lascia poi allo stesso Scritturale che la dà a Merola con molta sportività. Riparte il gladiato Romanzi per De Rosa che la allarga verso Lombardi, Lombardi di prima verso Di Paola, poi bella giocata di Di Pietro che chiude il triangolo, Di Paolo, Di Paolo riesce a recuperare, poi Vitiello ci mette il piede per Liccardi che cerca di recuperare palla e resiste alla carica di ben tre avversari. Adesso su di lui c'è la carica del nuovo entrato Viscovo, cade a terra Liccardi, guadagna un calcio di punizione. Ha qualcosa da dire a Scritturale che penso gli abbia detto di non cadere, di non lasciarsi cadere, ma il fallo e la carica c'erano tutte, anche perché è avvenuto sotto la nostra postazione, l'abbiamo visto bene. Quindi dicevamo, è uscito Cuomo ed è entrato il numero 14 Enrichiello, poi è entrato Viscovo ed è uscito il numero 8 Aiello. Ci sembra che non sia cambiato niente praticamente nello scacchiere tattico di Di Meglio, però adesso vedremo come reagiranno i giocatori in campo domenico. Pare che il Barano non sia ancora, diciamo, in grado di controbattere seriamente al vantaggio del Gladiator. Fino ad ora è apparso questo, però c'è da dire che l'allenatore Giovan Giuseppe Di Meglio è corso subito ai ripari, ha fatto due sostituzioni e infatti sicuramente poi proverà con questi nuovi acquisti a rendersi pericoloso e comunque a ristabilire il risultato di parità. Ora Manzi protegge l'uscita di Merola, infatti il pallone è bloccato, quindi sono entrati Viscovo e il numero 14 Enrichiello che si posizionano in avanti e daranno una mano al numero 7 Cirelli che era esterno e ora invece passa ora in attacco. E, Marco, era un gol che cerca di andare subito contropiede con Di Pietro, si allarga Di Paola, infatti lo cerca Di Paola, si accentra, il tiro deviato, è deviato dal numero 11 Cristian Cuomo ed è calcio d'angolo, il settimo di questa partita per quanto riguarda i nerazzurri. Marco, non c'è che dire, il Gladiator si è sbloccato il gol che è arrivato da parte di Vincenzo Liccardi, il primo in questo campionato, però già è stato, diciamo, si è fatto vedere molto bene sia in campionato che in Coppa che anche negli amichevoli. Ora alla battuta sei Canale, il promettente classe 99, il cross e Di Pietro non riesce a inquadrare lo specchio della porta da buonissima posizione, c'è da dire che la palla si è abbassata, ha toccato infatti ha fatto un rimbalzo e poi dopo Di Pietro non è stato bravo a incrociare verso la porta, la tira troppo alta e questa dimostrazione che Andrea Di Pietro molte volte è pericoloso, gli cadono molte occasioni se Andrea riesce nella concretezza di chiudere più gol, di sicuro, diciamo, di maggiori azioni il Gladiator avrà una fonte molto importante come marcatore. Vabbè, lui non è uno che si sta a centrocampo e resta lì, è uno che cerca l'entrata, lo stiamo vedendo dall'inizio della partita e questa volta gli è capitata quasi la palla di testa, quindi si è abbassato. Non poteva andare in tuffo, non poteva fare nient'altro che accompagnare la palla da quella posizione, probabilmente la palla va fuori, infatti così è stato. Adesso c'è Ferrari sul punto di battuta, mette al centro Liccardi, spazza in fallo laterale, quindi pericolo scampato per il Gladiator. Siamo giunti all'undicesimo minuto della ripresa,
Ricordiamo ancora il risultato 1-0 per i padroni di casa sammaritani in questa prima giornata del girone A di eccellenza. Il Barano adesso deve battere, perde un po' di tempo per vedere chi deve battere questo fallo laterale. Andres mette in mezzo, Manzi stacca, Canale la dà a Landolfo che cerca di spazzare via e poi invece mette in movimento Liccardi che serve Di Paola. Di Paola tra tre avversari tiene il pallone, si ferma, cerca di ragionare, attende la sovrapposizione di un compagno, infatti è così, la palla va a Landolfo che cerca di metterla in mezzo, nessuno ci arriva. Marò c'è ancora una volta il numero 11 Liccardi a segnare con una zampata da praticamente sulla linea di porta e c'è il raddoppio del Gladiator al 12° minuto. Liccardi la mette dentro con una zampata su un rimpallo, praticamente doppietta per il giocatore sammaritano, mentre c'è ancora un altro cambio per mister Di Meglio, dovrebbe entrare il numero 15, non vediamo la segnalazione di chi dovrà uscire. Andres, esce Andres, sì, siamo arrivati al entrati nel 13° minuto, quindi al 58°, terzo cambio per mister Di Meglio. Esce Andres che ci è sembrato un po' statico ed entra Conte che si va a posizionare praticamente nella stessa mattonella di campo del numero 10 del Barano, che tocca il suo primo pallone, il nuovo entrato, con battuta praticamente dopo al centrocampo dopo il gol del Gladiator. Doppietta per Liccardi che quindi bagna questo esordio nel campionato 2018-19 nel migliore dei modi. Adesso il Gladiator evita anche il calcio d'angolo e Richiello va a battere con le mani, alla battuta con le mani quasi vicino alla bandierina. Di Pietro conquista palla, spazza via, esce palla al piede il numero 6 Monti, poi incespica sul pallone un attaccante, il nuovo entrato Viscovo. Manzi riparte, Celio, poi ancora Manzi. Dal Gladiator non si alza ancora nessuno per impartire, anzi no, ci sono dei giocatori che si stanno riscaldando vicino alla bandierina, ma Sannazzaro per il momento non ha richiamato nessuno, quindi qualche altro minuto per i suoi giocatori, forse concederà un po' di riposo a Liccardi anche per avere una standing ovation tra una decina di minuti. De Rosa col suo sinistro pesca ancora bene Liccardi che si libera di Cuomo, poi mette al centro per Spilabotte che riesce ad entrare in aria, protegge la palla, poi Cuomo un attimo gliela ruba, ancora Spilabotte la dà in profondità per Liccardi che si ferma in vicinanze della bandierina, poi ancora Spilabotte chiuso da tre avversari, è lì per cercare un corner evidentemente o per uscire palla al piede, poi c'è Lombardi, non lo serve Spilabotte, poi se la porta praticamente in fallo laterale, sfuma così un'azione offensiva del Gladiator. Cirelli poi non riesce a controllare il pallone che termina ancora fallo laterale. De Rosa va direttamente da Tommaso Merola che quindi può impostare per Landolfo sulla destra. Celio non riesce a passare il pallone del numero 7 sammaritano che poi va indietro da Manzi. Ovviamente il Gladiator adesso non vuole rischiare nulla, non ha nessuna neanche intenzione di dover di alzare il ritmo, ma giocare solo bene, palla al piede e andare quindi sul velluto, cross fuori misura di
Lombardi che arriva male all'impatto col pallone. Canta la tribuna riservata ai tifosi della Brigata Spartaco. 15° minuto e 50 secondi sul cronometro. Enrichiello cerca di spizzare per scritturare, non ci riesce, ma il gladiator poi recupera un pallone che era finito in fallo laterale. Scritturale pensava fosse appannaggio del Barano, invece così non era. Infatti il direttore di gara Di Placido riconsegna la sfera ai sammaritani. Lombardi va alla rimessa, cerca ancora metà strada da Liccardi e Di Pietro. Barano la mette fuori dal rettangolo di gioco. Ancora il numero 3 sammaritano si appresterà a rimettere la sfera in gioco. Liccardi lotta, riconquista palla. Enrichiello finisce a terra, poi la palla va sui piedi di Manzo, di Manzi. Randolfo, ancora Manzi. Cerca lo scatto in profondità di Celio che non arriva. Poi Canale riconquista la sfera a centrocampo, per un attimo la perde dall'attacco di Cirelli che va via. Allarga per Viscovo. Viscovo la cerca l'1-2 con Cirelli, ma non si trovano perché il numero 7 del Barano era andato in profondità mentre non ha capito il movimento il nuovo entrato con la maglia numero 16. Palla indietro a Martucci che se la alza a Campanile, poi con un po' di difficoltà la manda via di petto, smorza Di Pietro, non la riesce a prendere. Enrichiello resiste a Lombardi, va via e arriva De Rosa che la mette senza complimenti in fallo laterale e fa guadagnare metri ai suoi. Riparte con Monti. Poi Conte, adesso Viscovo, cerca nello spazio Cirelli che resiste alla Lombardi, poi lo stesso numero 3 che ruba il pallone, Spilabotte esce bene, palla al piede, cerca la verticalizzazione verso Di Paola, capisce tutto il numero 6 Monti e quindi annulla praticamente le velleità offensive del Gladiator. Riparte il Barano, ancora un laggio lungo verso Viscovo, ci arriva Landolfo di testa che con tutta tranquillità cede a Celio, che dà Spilabotte, ancora Celio che fraseggia con il numero 9 nerazzurro, poi Di Paola ancora dai e vai con il numero 9 e ancora una volta lo riesce a trovare, ma questa volta la palla era un po' troppo forte e fuori misura per l'attaccante Fofo Spilabotte del Gladiator. Barano quindi esce, palla al piede, ancora un passaggio sbagliato con Di Pietro che recupera l'ennesimo pallone, poi un po' di indecisione da parte di Celio che però recupera. Manzi è pronto a ripartire. De Rosa, cervello di questa squadra, infatti da ogni volta che prende palla indicazioni ai compagni sui movimenti da fare e sulle posizioni da prendere. Il Gladiator non deve perdere le distanze tra i reparti, non deve rischiare niente come ha fatto fino adesso. Liccardi tiene palla, poi se ne va Canale, ancora Liccardi che in sovrapposizione lo vede Canale, lo serve. Liccardi rientra sul destro, la dà a Spilabotte dall'altra parte, si coordina il numero 9, anzi fa una finta, poi va sul fondo, la mette in mezzo Martucci. Si tuffa e fa sua la sfera. Scritturale la dà a Cuomo, poi ancora scritturale, anzi a Ferrari, scusate, che la dà
a Cirelli che in profondità però viene contrastato da De Rosa. Palla a Di Pietro, si gira Di Paola per Di Pietro, ancora per Liccardi, triangolazioni del Gladiator che poi apre il gioco da una parte del campo dove non ci sono maglie baranesi. Celio per Spilabotte, Landolfo prende le misure, cross, cerca di intervenire Liccardi che non riesce perché è contrastato da due difensori. C'è il primo cambio per i sammaritani quando siamo giunti al 22esimo minuto. Entra il numero 17 Saccavino ed esce il numero 4 Canale. Tra gli applausi, sessantasettesimo, quindi prima sostituzione, sì. 21esimo del secondo tempo, 22esimo sul cronometro in questo momento. Ci tenta poi Lombardi che mette in difficoltà Martucci con questo lob altissimo che viene smanacciato dall'ex portiere nerazzurro. In fallo laterale, se non andiamo errati, sì, la palla è finita praticamente fuori dal campo dal lato opposto. Non si è fidato Martucci, forse la palla sarebbe finita fuori, però infatti adesso invece c'è una segnalazione di fuorigioco di Landolfo, però non si è fidato, giustamente è intervenuto per non rischiare niente. Adesso c'è Viscovo con le sue scarpette rosse che cerca l'inserimento dal lato opposto di Enrichiello, fa buona guardia Lombardi che spara in fallo laterale. È lo stesso numero 14 che non è riuscito a intervenire sul pallone, che si occupa della battuta, sponda col petto di Conte. Ancora il Gladiator che si rifugia fuori il rettangolo di gioco. Adesso c'è un fallo della formazione ischitana, quindi si riparte con una punizione per i Gladiatori. Risultato, ricordiamo, 2-0 quando siamo al 24esimo minuto della ripresa. Non ci si muove da questa zona del campo ormai da un minuto. Palla che finisce ancora una volta in fallo laterale. Riccardi per Spilabotte, subisce una carica da parte di Chiariello. Mentre è pronto il quarto cambio per il Barano, entrerà il numero 20 Matarese. Vediamo un poco chi esce. No, non è il 7. Quindi entra Matarese che va a prendere il posto di Costanzo. Quindi un esterno per un esterno. Merola sventaglia praticamente per nella zona di Spilabotte, riesce ad intervenire Chiariello, poi c'è un fallo di Cirelli su Di Pietro, richiama l'attenzione De Rosa, i suoi compagni per non subire
in un frangente in cui il gladiatore sembra avere totalmente in mano l'incontro. Riccardi rinuncia a saltare, Monti praticamente allontana di testa, poi Celio cerca di servire Di Paola che ci arriva in area di rigore, entra il numero 10 sammaritano affrontato da Cuomo che gli mette praticamente la sfera in calcio d'angolo, l'ottavo per il gladiator in questa partita, mentre ce n'è uno solo sul tabellino per il Barano. 26esimo minuto in questo momento, la battuta dal corner, ci arriva Manzi, la mette dentro, poi il numero 17 Saccavino cerca di intervenire, poi c'è un fallo in attacco da parte dei giocatori nerazzurri. Si ripartirà quindi con Martucci che dà a Monti, fa salire i suoi. Viscovo, poi Conte, Verrighiello fa fuori Lombardi, non riesce però a superare poi la marcatura di Saccavino, mentre Spilabotte invece se ne vuole andare in velocità e riesce a, nella sua azione personale, poi rientra Chiariello, vede e serve Saccavino che è libero, che allarga verso Di Paola. Di Paola punta un avversario, poi allarga verso Landolfo, Landolfo può andare al cross, si aggiusta la palla, cross basso smorzato da un difensore, Martucci fa sua la sfera e fa ripartire con velocità il Barano, però perde ancora palla Di Pietro per Di Paola, a questo punto va lui con una conclusione contrastata da Monti e c'è il nono calcio d'angolo per il gladiator. Domenico, il gladiator non rinuncia però alle sortite offensive, potrebbe gestire il risultato, lo sta facendo in realtà, ma cercano gloria anche gli altri attaccanti. È ovvio che Vincenzo Riccardi ha segnato due gol di peggiore fattura, però anche gli altri vogliono segnare e infatti comunque si cercherà di andare in rete. Mentre c'è un cambio, si prepara il numero 19, il greco Zauco, che entrerà al posto, vediamo subito, di Spilabotte al 29esimo minuto, quindi non cambia niente per San Nazzaro. Vediamo però Spilabotte che zoppica un po', applaudito dai tifosi, ha preso forse qualche botta alla caviglia destra il numero 9 nerazzurro. Entra il greco nato in Australia, proveniente dal Chieti, uno degli ultimi arrivi in casa gladiator, che però ha già dimostrato anche nelle amichevoli di muoversi in un certo modo, che è gradito soprattutto a Giovanni Sannazzaro. Esce Merola intanto su Viscovo e fa suo il pallone, si riparte con De Rosa, De Rosa per Celio, Di Paola cerca Zauco col primo pallone di restituire il favore al compagno, non ci riesce, poi ancora lui riesce a sporcare il pallone di Cuomo, ma poi Monti esce palla al piede, Conte ancora, Monti allarga il gioco per Scritturale che non riesce ad arrivare sul pallone, che poi commette fallo ancora una volta su Riccardi. Riccardi sta facendo veramente una grande partita, si prende i falli, fa salire la squadra, si fa prendere il pallone, si fa vedere dai compagni, ha fatto quello che deve fare un bomber, cioè mettere la palla in rete, si è fatto trovare pronto sul rimpallo che l'ha visto praticamente sulla linea di porta mettere e appoggiare la palla in rete, mentre Giovanni Sannazzaro chiama a sé Luca Viglietti. Per lui sarà un secondo esordio qui al Piccirillo, perché ritorna dopo qualche anno di assenza l'esterno
che fece parte del Gladiator dei Record, della gestione Luce come presidente. E un attimo solo, vediamo un attimo, cerchiamo di capire chi uscirà. Intanto il Barano riesce a recuperare palla e conquista anche un calcio di punizione con il fallo di Di Pietro sul capitan Ferrari. Vediamo se ci sarà la sostituzione. No, si gioca ancora. L'arbitro dice che deve fischiare. C'è, quindi si prepara il cambio, uscirà Celio. Vediamo un numero 7 sulla lavagnetta, probabilmente uscirà il numero 7 che proprio adesso cerca di innescare Di Paola. Monti dà indietro a Martucci che esce dai pali, esce fuori dalla porta e mette in fallo laterale. C'è adesso il cambio. Entra il numero 16. Esce con il numero 7 il sammaritano Nicola Celio. Quando siamo giunti al 32esimo. Nicola Celio si prende l'applauso dei tifosi. Mancano 12 minuti al termine della gara. Di Paola in area di rigore cerca di girarsi, contrastato dal numero 20 avversario Matarese. Se la cava in qualche modo la formazione, in qualche modo la formazione ospite. Deve ripetere la battuta Martucci del fallo fischiato in precedenza dall'arbitro Di Placido Marco della sezione di Ariano Irpino. Ferrari si gira, cerca di evitare De Rosa prima e Zauco poi, e l'arbitro non fischia poi dopo, quasi sollecitato dal capitano del Barano. La punizione agli ischidani che con Monti adesso aprono il gioco. Matarese, il nuovo entrato, cerca lo slalom, la palla finisce a Conte che poi la dà dentro per l'imbucata di Scritturale che di testa la manda fuori. Prima timida occasione al 79esimo quindi del Barano. Scritturale non c'entra lo specchio della porta. Gladiator deve stare attento, deve amministrare bene, non deve concedere nulla agli avversari. Zauco spizza di testa, Liccardi se ne va, poi c'è il recupero, un buon recupero in scivolata da parte del numero 14 Enrichiello, classe 99, che fornisce al Gladiator il decimo tiro dalla bandierina. A questo punto però ci va Di Paola, mentre c'è il quinto cambio per tra poco. Adesso seguiamo un attimo l'angolo. Di Paola si fa respingere il tiro. Trentacinquesimo minuto, Di Meglio si prepara alla sostituzione, entrerà il numero 18 Mattera, esce, vediamo chi esce, Cuomo, Cristian Cuomo acciaccato anche lui, mentre c'è anche Giovanni Sannazzaro che si appresta
al quarto cambio entrerà Vincenzo Capobianco e a questo punto uscirà Liccardi. 36esimo, si prende la standing ovation da parte dello Stadio Piccirillo, l'autore della doppietta che ha deciso fin qui l'incontro. Vincenzo Capobianco ovviamente insieme a Celio fa parte della schiera dei Sammaritani. Ovviamente di Sammaritani di residenza, di nascita, di sangue. Adesso tenta il Barano di venire fuori. C'è una bella azione di Matarese che però De Rosa riesce a smorzare. Poi prima palla toccata da Capobianco per De Rosa. De Rosa ne viene fuori in qualche modo. Scritturale non lo lascia. Lombardi poi per Capobianco che si gira. Cerca Zauco ma interviene Chiariello di testa, non riesce poi a tenere la palla in campo Viglietti. Enrichello va alla rimessa, serve Conte. Conte che viene anticipato dalla caparbietà del numero 17 Saccavino che poi cerca di servire Di Paola. Il campo però fa un po' le bizze in quella zona. Di Paola cerca di mettere in mezzo e c'è ancora un calcio d'angolo, l'undicesimo da parte del Gladiator. 37esimo e 12 secondi sul cronometro, si va all'ennesimo tiro dalla bandierina. Paola calcia ancora una volta non in maniera perfetta come in precedenza. Quindi Viscovo cerca di ripartire, non riesce a servire Cirelli, non si intendono i due. Gladiator recupera, Saccavino, poi perde palla, Cirelli la conquista per un attimo, è Di Pietro che la mette in fallo laterale. Può riposizionarsi bene il Gladiator, mentre ci sarà a breve un'altra sostituzione, l'ultima pure per il Gladiator. Ricordiamo che da quest'anno si possono effettuare... Il secondo anno che si possono effettuare 5 sostituzioni. Qualcuno dice che sono troppe, altri dicono che è giusto così per dare spazio poi a più calciatori nel corso di una partita. Zauco riesce a districarsi da tre avversari, dà la palla a Capobianco. Capobianco poi la perde, contrastato e raddoppiato da Conte e Chiariello. Conte esce, palla al piede e la dà a Viscovo per Capitan Ferrari. Ferrari si gira, non trova i compagni, cerca il movimento dei suoi, poi la ridà a Viscovo che abbassa la testa e va dentro, però viene fermato da Di Paola, anzi era Saccavino, scusate. Conte allarga sulla sinistra per Matarese, poi ancora Conte, la dà dentro per Viscovo che viene contrastato da Manzi. Palla in fallo laterale. Battute finali di questo incontro, siamo entrati nel 40esimo minuto, 5 alla fine più recupero. Saranno probabilmente 3 minuti di recupero, adesso vedremo. La palla arriva a Viscovo che in girata diciamo scalda i guanti per la prima volta a Merola, ma era fuori gioco. E adesso ci sarà la quinta sostituzione, entra con il numero 20 Romagnoli, esce con il numero 10 Antonio Di Paola. Ed esce Antonio Di Paola, sicuramente senza ombra di dubbio una prestazione positiva per lui, che nel primo tempo è stato diciamo il faro offensivo del Gladiator e poi ha cercato molte volte di innescare i suoi compagni di reparto nella ripresa. Una buona partita per lui,
Adesso la palla va a Capobianco che cerca subito Romagnoli che si gira, ma era fuori gioco. Segnalato per tempo dall'assistente. Buon movimento comunque del Folletto col numero 20, classe 2001, che Sannazzaro ha voluto buttare nella vischia per questi ultimi 5 minuti più recupero di gara. Risultato ancora di 2-0 per i padroni di casa. Richiello cerca di darla in profondità al compagno di squadra scritturale. Capobianco va a recuperare la palla, la dà indietro a Viglietti che cerca di eludere l'aggressione di Cirelli. Forse la palla forse era uscita, almeno così hanno fatto capire in un timido accenno di protesta quelli del Barano, ma poi l'arbitro ha fatto correre. Adesso è Chiariello nella sua metà campo, cerca scritturale che è di petto, la dà a Ferrari che in maniera un po' maldestra la mette al centro dove c'è Landolfo, però a fare buona guardia. Adesso Romagnoli commette fallo su un avversario, il numero 15 Conte. Monti non riescono a venire fuori con fraseggio, palla a terra, cercano sempre una palla o alta o a mezza altezza, comunque sempre un lancio, non palla a terra. I giocatori del Barano, ovviamente una squadra che ha un tasso tecnico inferiore a quello dei sammaritani, una squadra che deve lottare per la salvezza, che ha tenuto per i primi 47 minuti. Comunque adesso ci sono crampi per... non riusciamo a vedere, penso sia Di Pietro. Si rialza però il numero 8, classe 1983, esperienza da vendere in queste categorie. Col Gladiator già ha disputato 2 campionati. Come ricordava Bastante, 17 reti nelle 2 precedenti apparizioni con la maglia del Gladiator. Adesso c'è Monti che con esperienza sovrasta praticamente Zauco. Scritturale da indietro per Chiariello, ancora Monti, non negativissima la prova del numero 6, anzi. Adesso c'è Conte, Saccavino per Capobianco. Ancora Capobianco, vede De Rosa che controlla in qualche modo, ancora Saccavino, De Rosa, adesso la mette dentro di prima ma non c'è intesa con Zauco. Palla tra i piedi di Martucci, il Gladiator ovviamente non pressa il portiere. Chiariello, Ferrari, va ancora indietro da Chiariello, non ci sono spazi. Perde la palla in un modo abbastanza barbaro. Zauco tenta il pallonetto da fuori, mentre Conte aveva perso praticamente il tempo del passaggio al compagno. Era intervenuto il numero 19 sammaritano che ha recuperato palla, vedendo Martucci fuori dai pali, ha tentato una palomba. Siamo negli ultimi scampoli di gara, siamo al 45esimo, i minuti di recupero dovrebbero essere 4. Sì, infatti così è. 4 minuti di recupero.
Adesso c'è una nuova segnalazione, saranno 5 minuti di recupero. Erano stati erroneamente segnati 4, l'arbitro ha fatto rettificare sulla lavagnetta. L'arbitro 43 secondi se ne sono già andati nel corso del 45esimo minuto, quindi siamo entrati. Sta per finire il primo dei 5 minuti di recupero. Merola al rinvio coi piedi. Zauco fa sua la palla, forse non la mette a terra in una maniera ortodossa, infatti la palla finisce poi in fallo laterale. Enrichello per Conte, ancora Enrichello, cerca di andarsene, poi pasticcia un po', va a fare quasi uno sfondamento a Di Pietro, però il fallo è di ostruzione del numero 8 sammaritano Monti. Partito col piede giusto il Gladiator, ci voleva una vittoria e così è stato. Dopo un primo tempo abbastanza timido dei sammaritani sono arrivati le due reti da parte di Liccardi. Ora Mero l'allontana, fa sulla sfera Romagnoli che poi dopo si lancia nel mezzo contro Monti, che nel mismatch ovviamente ha la meglio. Poi ancora Romagnoli cerca Saccavino che pure si sta dando da fare da quando è entrato in campo, e subisce il fallo di Matarese, quindi punizione del Gladiator sull'out di destra in piena zona d'attacco, quasi un corner un po' più defilato. Quarantottesimo minuto, ne mancano due alla fine di questo primo impegno dei Gladiatori nel campionato di eccellenza 2018-2019. Capobianco se ne va vicino alla bandierina per perdere tempo, cerca un fallo e invece esce palla al piede. Riesce a tenere palla con caparbietà, poi Zauco che cerca di servire Romagnoli al centro, ma è ancora Capobianco che recupera la sfera, mette al centro, Chiariello ci mette l'esterno e rinvia. Non molla la presa De Rosa che si è spinto ovviamente un po' più in avanti negli ultimi minuti. Fallo su Mattera. Martucci vuole ripartire da Monti, la soluzione più semplice, Chiariello non vuole farsi schiacciare negli ultimi secondi di gara, il Barano, Enrichello esce, palla al piede, De Rosa lo contrasta ormai che è centrocampista con il Gladiator che adesso cerca con Zauco di spingersi per in avanti. Quella che presumibilmente era l'ultima azione della partita. Non ci riesce Conte, Enrichello, Ferrari allarga per Mattera, anzi scusate, era Matarese. Adesso palla al centro di Romagnoli, non c'è nessuno a raccogliere la sfera, ma la partita è praticamente quasi conclusa, mancano 10 secondi al fischio finale. Conte da in profondità per Viscova, forse c'è una posizione di offside ma comunque non ci arriva il giocatore ischidano, fischia la fine. In questo momento l'arbitro Di Placido, 2-0 per il Gladiator. Sul Barano, doppietta di Liccardi al 47esimo e al 57esimo
2-0, quindi il Gladiator parte col piede giusto e si va a prendere praticamente la testa della classifica assieme ad Fragolese, Albanova, Putiolana, Real Forio e Virtus Volla. Abbraccio in mezzo al campo per i giocatori del Gladiator che presumibilmente adesso si ritroveranno per andare sotto il settore occupato dagli ultras sammaritani della Brigata Spartaco. Un incontro che ha vissuto praticamente di fiammate nella prima parte del secondo tempo, poi il Gladiator ha amministrato bene cercando anche qualche sortita offensiva. Adesso gli applausi del Gladiator ai tifosi che continuano ancora imperterriti a cantare dopo oltre 95 minuti di gioco. Quindi noi salutiamo, quindi Marco Falco e Domenico Vassante vi salutano, salutiamo quindi gli utenti di Sport Casertano e i telespettatori di Telegolfo, ricordiamo quindi Gladiator batte Barano 2-0 e ci rivedremo per le prossime partite del Gladiator qui allo Stadio Piccirillo. Buonasera a tutti. Debutta con una vittoria il Gladiator contro il Barano nel girone A di eccellenza, mister 2-0 il risultato contro la squadra isolana, due gol che arrivano nel secondo tempo, qual è la sua analisi di questa partita? Al di là dei due gol devo dire che io ho fatto i complimenti a fine primo tempo alla squadra perché sono stati praticamente perfetti. Sotto l'aspetto tattico non potevo chiedere di più alla squadra, una squadra sempre col pallino del gioco, ha costruito se non erro 8-9 palle gol, quando siamo stati come altre volte poco cinici davanti alla porta, ma sapevo che prima o poi, continuando così, prima o poi la palla doveva entrare, quindi nel secondo tempo siamo stati bravi a crederci e penso che sia un risultato più che giusto. Mister, so che a lei non piace parlare dei singoli, però ovviamente va dato atto che comunque Vincenzo Riccardi con la sua fisicità comunque è stato molto bravo e poi con la sua concretezza a portare in vantaggio il Gladiator e poi comunque a segnare il secondo gol che ha dato comunque tranquillità alla squadra. Hai detto bene, a me non piace parlare dei singoli, piace parlare del collettivo, però è ovvio che se sono state fatte delle scelte su questa rosa qua è giusto che vengano anche elogiati quando c'è bisogno di elogiarli. Al di là di Riccardi, io comunque ho visto tutta la squadra che ha dimostrato il suo valore e quindi si sono messi tutti a disposizione l'uno per gli altri e poi è ovvio che alla fine ai finalizzatori Enzo è uno di quelli, quindi che ben vengano i suoi gol. Complimenti. Siete un allenatore che cura tutto nei minimi particolari, di sicuro non vi sarà passato inosservato il fatto di aver avuto così tanti calcio d'angoli e ne ho contati 12 e non avete riuscito a concretizzare neanche uno. Questa è una cosa su cui lavorerete in settimana, giusto? Sicuramente. L'importante però, io ripeto, l'importante se abbiamo conquistato 12 calcio d'angolo vuol dire che comunque eravamo sempre nella loro metà campo e si è visto dal primo minuto fino alla fine, quindi sono contento. Poi è ovvio che in questi campionati qua le palle inattive sono fondamentali, dove c'è bisogno di lavorare un pochettino in più. Infine mister, avete giocato qui da calciatore alcuni anni fa, ora tornate da allenatore, in campionato l'esordio dopo invece il debutto in Coppa Italia, aumentano i tifosi, aumenta l'entusiasmo, quanto è bello vedere così tanta gente comunque sugli spalti che vi sprona? Ma guarda, noi lavoriamo in settimana sodo proprio perché dobbiamo raccogliere la gioia settimanale che è quella della partita e ancora di più quando c'è una cornice di pubblico del genere, quindi ancora di più ti viene voglia di giocarla, di dare il massimo. Penso che sia la parte finale della settimana dei tanti sacrifici, quindi abbiamo voglia di gioire insieme alla fine, quindi oggi siamo riusciti come l'altra volta in Coppa Italia, speriamo di continuare così.